like there's no tomorrow. Ma ci siamo scordati tutti del buon Stelesni Ramp. Buongiorno, io sono Flavio e oggi è lunedì e giochiamo un po' ad Arena, ho cambiato, piuttosto che Historic magari. Giochiamo Standard, così, per variare sull'argomento. Allora, non ci sono stati cambiamenti nelle banlist di settimana scorsa per i formati che riguardano Arena, quindi siamo rimasti così tranquilli e sereni. Ho deciso di passare un po' al formato che ormai sta vedendo sempre meno gioco da Unreal, purtroppo, almeno dalle mie parti. Fatemi sapere che se dalle vostre parti non è così. Ma prima di spiegarvi il mazzo, vi raccomando, fatemi questo piacere, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate pure il video che stiamo per andare a vedere, cioè io lo faccio, voi lo vedete, vabbè, comunque il concetto è quello. Allora, cosa giochiamo? Stelesni Ramp, uno dei mazzi che era uscito all'inizio della, diciamo, della all'uscita di dell'espansione con Vrenen 7 di Innistrad, proprio per Vrenen 7, perché sembrava un missile incredibile, poi è un po' sparito in realtà dai radar. Andiamo a vedere oggi se si può ancora giocare con qualche piccolissima aggiunta. Partiamo dai drop più bassi, che sono i drop a 2, non abbiamo accelerini costo 1, e ci troviamo tra gli accelerini, proprio il costo 2, 3 Prosperous Innkeeper, che ci fa anche guadagnare delle vite direttamente da Forgotten Realm, 2 Tangled Flora Hydron, vabbè niente, il primo accelerino a 2 che bifrontalmente è anche una terra tappata verde, 4 per di Murasa Root Gazer, che è un 2-3 con Vigilance che tappato ci permette di mettere una terra base direttamente in campo dalla nostra mano o di farla tornare, cosa importante per delle abilità, l'abilità di Landfall che dopo vedremo, qualche carta insomma ce l'abbiamo, secondo me ve la ricordate per brutti ricordi, ma c'è. Poi abbiamo un paio di incantesimi nuovi direttamente, direttamente da appunto Innistrad, ovvero due Borrowed Time che ci permettono di esiliare un permanente quando entrano, un target non led permanent fin tanto che lui rimane in campo, 4 per di Skyclave Apparition perché è ancora in meta, nonostante anche in mono bianco si vede meno copie, eccolo qua, 3 copie di Skewed Swarm, non fortissimo contro UR, ma se funziona è molto bello. Si può cambiare, farlo scendere a una o due copie secondo me senza troppi problemi, è un out molto divertente quando funziona, rischiamo di far crescere Arena come era alla sua uscita diciamo, però mi è sempre piaciuta come figurina, ho voluto rigiocarla. Una copia di Felidar Retreat che con Skewed Swarm va molto bene, con tutte le nostre creature in realtà va molto bene, mi è sempre piaciuto anche tanto questo incantesimo che ha visto poco gioco. 3 copie di The Wandering Emperor, eccolo qua, la prima più grossa aggiunta da Neon Kamigawa, da Kamigawa Neon Dynasty direttamente, bel Planeswalker, l'ho giocato tanto in Control, voglio vedere come si comporta in questo tipo di shell. 4 per Desica Chariot, perché no, qua la posso giocare veramente non come in Alchemy, quindi preferisco giocarla qui. 3 per di Asharn che ci rampa, ci permette di prendere una terra in mano per due terre in mano per Landfall, non permette di sacrificare, quindi Anvil lo spegniamo, anche se non l'ho visto presentissimo, comunque nel caso lo dovessimo trovare lo spegniamo. Tripla copia di Vrenen 7 come la power spell più forte che abbiamo nel mazzo. Poi Storm the Festival, diciamo un'altra nostra power spell, costo 6, andiamo a cercare, mettiamo due permanenti allora guardiamo le prime 6 del mazzo, mettiamo direttamente in campo due permanenti che costano 5 o meno tra questi, gli altri li mettiamo sotto, diciamo in fondo alla library, possiamo rifarlo a costo 10, con ramp dovremmo riuscire a rifare tutto. Poi non nel conto delle terre, ma dovrebbero esserci 4 per di Emeria Skull che possono fare anche da chiusura, una Cave of the Frost Dragon come mainland, una copia di Eiganjo che mi sembra buona per gli attaccanti e i bloccanti fastidiosi, 4 pianure e 5 foreste, una Boseju che ci sta sempre, una Lair of the Hydra a fare la coppia con Cave of the Frost Dragon, le Pathway e le Farmland per avere i due colori sempre disponibili. Nella side andiamo a vedere un po' di odio per gli artefatti, gli incantesimi in Masked Vandal, eccolo qua, doppia copia di Elite Spellbinder e Raidane per tutti i mazzi che giocano Control, sono molto forti, tre copie di Doomscar per chi popola il board più di noi, che alla fine a parte Skewed Swarm non facciamo tantissimi pezzi, diciamo facciamo
diciamo dei pezzi grossi fastidiosi. 3 copie di Portable Hole, sempre per i mazzi con i pezzi piccoli. 2 copie di Borrowed Time che possono entrare tranquillamente in aggiunta agli altri due nei matchup un po' più grindy dove ci sono dei permanenti fastidiosi da andare a togliere. 4ª copia di Yasharn e poi qui sotto vediamo le due Doomscar di cui discutevo prima. Il mazzo è stra quadrato, deve fare solo una cosa, tanto mana e tirare delle spell molto molto forti. Quindi andiamo a giocare un po' di ladder e vediamo se riusciamo a seguire il nostro piano, che non mi sembra niente di esagerato, non mi sembra niente di complesso. Se il nostro OP ce lo lascia, OP ce lo lasciano fare, siamo veramente felici. Quindi adesso dirò, noi ci vediamo al primo match e 3, 2, 1 arriva, e infatti pa! Palese, lo sapevo, sembra che mi metto d'accordo con Najichan. Tra l'altro siamo ancora bassi di ladder, quindi. Allora, non ho terre base, quindi questo Murasa fa un po' schifo, però il resto non mi dispiace. Possiamo fare di terzo Yasharn, quindi ok. Partirò con Emeria Call tappata. Emeria Call Branch, Overground. Oh, ma lui ha un gatino! Ha un furetto, tipo. Abbiamo. Ah, è Murasa tornato utile. Credo comunque partirò così in realtà. Dice i players. Quindi no, faccio Prosperous Innkeeper comunque a meno di non pescare adesso. Mono White, ok. A meno di non pescare adesso una basica. No. Facciamo Prosperous Innkeeper. In modo tale dopo da fare Yasharn. Recuperare un po' di vite. C'è da dire che potrei anche passare, fare The Wandering Emperor e andare. Lui è Mardu. Ok. Potrei andare a fare The Wandering Emperor, togliergli il pezzo che sta già diventando un filino troppo grosso per i miei gusti. No, no, voglio recuperare vite con quell'Innkeeper. Che okay, non so quante risposte abbia Skewed Swarm. Quando entra nel campo di battaglia, attacca e esilia. Ok. Allora. Qui noi possiamo fare Emperor su sto pezzo, poi diventerà grosso, però almeno gliene togliamo uno. E dopo possiamo togliere Ward, discarda card, vabbè, chi se ne frega. Vai. Passo. Ah, questa diventa notte però, Khazar. Vabbè, non continuo a non fare niente di. Lost Disturb. Urca. Forse dobbiamo andare a parare in questo spot, ma ti dirò. Paro quella con Ward, chiaramente, va bene. Attacchi. Perché sennò lui guarda 4. Ah, ne metti. Ah, poesi. Vabbè, stiga. No, questo turno posso anche permettermi di non fare niente di. Esiliamo l'attaccanji. Via. Guadagno 2, non paro, non mi interessa particolarmente in questo spot. Andrò a togliere lui con Borrowed Time e il token non posso farlo. Metto fi 1. Ah, in realtà credo di fare Yasha lo stesso. Ma anche questa non è affatto male. Male, male, male. Facciamo che guadagniamo 2 vite. Più uno qua. Passo. Ok. Quando solo quando attacca, no? Ok, quando attacca va bene. Il nostro qua è un'assicurazione, diciamo. Posso parare con i 2 token senza troppi problemi. Se pesco terra posso fare Felidar into terra. Vabbè, forse Innkeeper credo che può anche lasciarci. Però devo togliergli lui, Florian e poi. E però questo, vabbè, scarta una carta. Che scarta una carta non mi interessa particolarmente. Cosa ci fai? The Wandering Emperor il suo l'ha fatto. Quindi nel caso attaccasse qui, credo che possiamo abbandonarlo. Vigil, Trample, Life, che la Madonna.
c'hai tutto, sì, vai, non ti preoccupare. Hai anche indistruttibili. Va bene, è morto. Guarda, non c'è problema, non blocco. Come dicevo prima, il suo l'ho fatto. Ho perso 0, quindi guardi 0. Ma fino a quando? Until end of turn. Ma glielo togliamo, secondo me, eh? Così a pelle. Turno mio. Secondo è però... non è male. In realtà credo di voler far lui. Il problema è che questo coso qua... è fastidio, vero? No, farò il secondo Emperor. Poi parerò questo pezzo qua, si attacca. Lui ha due carte in mano. Noi dobbiamo pescare le terre un pochino, eh. Sì, quello non sarebbe male. Guadagna Hexproof? No, ok, allora ho fatto bene. Angel Fire Ignition. Secondo me è un'ottima carta da draft, però. Dai, anche Sorcery. Non è neanche un bel combat trick. Ma chi sono io per dirti che hai sbagliato, zii? Certamente l'hai fatto. Io ti giuro che ti tiro un altro Wandering Emperor facile facile in testa. Ah, ma vigilanza? Urku. Ok. Ho sbagliato. Prendo due. Cioè, prendo otto. Molto male perché... questo significa che tu le tappate. Io ho detto: sì, vai tra zii, è fatta. No. Cazzata. Vabbè, capita. Esco un attimo dall'inquadratura. Mi gratto la gamba. Va bene. Facciamo cose comunque. Glielo togliamo allora di Borrow Time. Abbiamo fatto bene perché così glielo togliamo. Non può farci niente. Puoi giocare la terra. Se vuoi giocare la terra, giocala. E io faccio un token, direi qua. No, token. Vabbè, non guadagno una vita. My turn. Lair of Hydra. Abbiamo pescato la terra, ma è tappata. Via. Bello che è andato qua, vanquish, ma comunque quel pezzo rientra un po' più scarso. 3, 1, 4. Cazzata, eh? Ma molto cazzata. Devo evitare di tappare sto pezzo qua. C'è lui. Vai. 6 a 30, zii, vai. Prossimo turno credo di andare a Yasharn, così poi posso fare Felidar, pompare un po' tutto. Contando che noi abbiamo sempre nel mazzo Vrenna 7, 3 4, 3 per, devo ricontrollare. Ah, hai pescato un altro Vanishing? Vabbè. Ci sta, di giochi. È una carta forte. E Orzhov, cioè le basi Orzhov sono veramente forti in questo meta, quindi lo accetto, direi. Dai. Magician. Due carte in mano, non è che ne hai tante 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 tante. Non fa niente. Si vede questa clippa. Sta trae qualcosa. Ok, chiaramente qua non ci attacco perché vabbè. Guadagno lui, va 2, va da 12. Prendo foresta. Pianura. Una terra credo di farla in maniera da fare lui. Nel prossimo turno forse fare un 3-4 terra Skyclave Apparition, quindi va bene. Ma io se vuole tradare trado in realtà, trado abbastanza tranquillamente perché il mio board sta diventando un po' ingestibile, quindi non mi sembra il caso di stare indietro. Farò un token. Oh, vabbè. Cancella. Beh, già che non si è ripreso il pezzo, gli è rimasta una carta in mano. Questa si è flippata. Va bene. Va bene.
Posso fare Felidar, Skyclave, più uno, più uno, tutto attaccare. Sono 2, 4, 6. Bastardo. Va bene. Vabbè. È un 5. Devo parare. Ah, ma è indistruttibile. La Trample? Vabbè, prendo 5. Sto a 8. Toglieremo con Skyclave. Questa spell è veramente inguardabile. Cioè, ma è così tanto giocata? Beh, che io sono un po' fuori dal meta, però. Felidar. Più uno tutte. Skyclave Apparition. Scarto questo cesso. Sì. Risolvi. Scarto. Attacco. Vai pure, il prossimo turno dovresti essere morto, anche perché mi balzo sto pezzo, gli do Vigilance ancora. Cioè, gli do un altro più uno più uno. E poi c'è l'Hero of Hydra, comunque, che insomma. Noi rimbalziamo questa. Vabbè, hai un 3-3. Voglio dire. Va bene. Tanto lifelink ce l'ha fino a fine turno, no? Ho capito. Vabbè, ma non ho anche haste. 5. Potrei parare con Murasa. Ora prendo uno, lui guadagna 5. Io poi lo attacco indietro per 6. 10, 14. Sì, va bene. Pass blockers. Anche l'air. Siamo lethal. La Madonna. Allora, uno per attivarla. Poi uno, due, tre, quattro. No, aspetta. Uno per attivarla. Un, due, tre, quattro, giusto? Terra, più uno, più uno, vigilance. Ok. Sono abbastanza danni, credo proprio di sì. Allora, non abbiamo visto le nostre power spell. Non è vero, perché comunque abbiamo visto due The Wandering Emperor. Lui ha tanti drop a 3, quindi Portable Hole credo che. Allora, Yasharn andava bene in 3 copie, non di più. Vogliamo una o due Doomscar di sicurezza, che non si sa mai. E una o due Borrowed Time, vanno a 4. Non sono proprio pochissime, però. Secondo me, Skewtsure lui non lo batte. Però. Abbiamo tanta roba. Togliamo uno di questi. Possiamo togliere un Fae Guardian. Allora, Wandering è forte. Mi è piaciuto tanto in questo spot. Credo di togliere uno e uno due. Ho lasciato spazio un po' così. Vediamo. Non sono sicuro della side data. Ma non sono sicuro del formato. Nel senso della mia conoscenza del formato fino in fondo. Però. Magari sto sbagliando e ho sideato perfettamente, non credo, ma noi ci proviamo. Bello Yasharn, tra l'altro, mi piace sempre giocare i mucconi incredibili. È molto problematica come carta. Soprattutto per chi gioca qualcosa. Beh, contro gli aggro in realtà è molto forte, un 4-4 che rampa 2, noi lo facciamo sempre di terzo, quindi mi sembra molto IEA. Scusate un attimo, devo cambiare la musica sul mio telefono perché questa che sto ascoltando mi fa schifo. Ok, Spotify ogni tanto no. Ok, Nagichan. Vediamo. Che ci proponi? Non è una bella mano. Manco questa, ragazzi. Ma 5. Vabbè, mettiamo via questa e questa. Teniamo doppio removal. Non ci vedo agili, agili. È vero che abbiamo fatto la cavolata, abbiamo fatto dei rampini grandi, mazzo. Meno questo possiamo farlo. Più terra, facciamo una coppia. Cioè facciamo un 1-1 in più. Lui ce l'ha incollata alla mano, lei, ma ne giocherà 4, quindi ci sto. Vai, dopo cerchiamo terra, comincia a fare delle vite con Scout Swarm. Scout Swarm. Scout Swarm.
La bombi. Ok. No blocks. Che brutto. Non sono felice di quello che ho fatto, ma dobbiamo cercare di rallentarlo un po', che già c'è un 4-4 che non è proprio simpa. Dopo faremo anche il secondo. Ne giochiamo di terra, basta pescarle. Cioè, dopo faremmo anche il secondo. Ecco, meglio così. Questo si attiva a 4. Che comunque. Però devo dire che ad art. Bravo. Può fare anche Vanishing Verse qua. Non hai niente, zii. E pareremo qua. Te lo dico, spoilerissimo, io paro. Mamma mia. Brutta, brutta. Brutta, brutta la situa. Ma va bene così, va bene così. Vai, forza, forza. Cioè, facciamo in tempo a recuperare con Don't Scar, secondo me. 4, no? Ok. E bella, tra l'altro, questa figurina. Paro. Ma paro perché tanto dopo voglio fare Doomscar possibilmente. O Borrowed Time. Madonna. Ne ha girato un altro Scald. Devo togliere questo. Mi tolgo. Scarto lei. Vai. E abbiamo Vratta comunque. Qua. Fa la seconda. Lui è a Menas, tra l'altro. Beh, adesso farei la seconda showdown. Dopo si pompa di 290 segnalini. No. Beh, questa nominerà Doomscar, credo. Bella quella carta, tra l'altro, Silver Quill Silencer mi piace. Molto interessante. Stunning Unleashed. Ah, vero, non ci ho pensato. Molto interessante. Ho un blocco fortissimo. Mi va bene. La speranza è che lui pompi il board in maniera tale che io possa fare Doomscar decente contro di lui. Bene, Vanishing Verse. A tutte le creature. A tutte. Avevo letto una. Tu. Ah, vabbè, ho sbagliato. Mamma mia, che schiaffoni mi tira. Questa chiama Doomscar, ma 100-100, questa mena per... Oh, non bella scelta. Io avrei fatto tutto su questo, però... Sì, chiamerà Doomscar per forza. The Wandering Emperor, grazie zii. Vabbè, non sono proprio fresco perché sono 8 alla 6. Però... 6 è molto più di 0 se vogliamo andare a vederla. Poi dopo ripartirò con Vren e 7. Vai. Ma questi sono 3. E due giri di questo sono morto. Kirian. Ah, anche lui ha Menace. Vigilance è morto. Va bene. È morto perché tanto poi anima comunque. Ok, allora Killian costa 2, quello costa 2 e anche le quill, le portable non sono così male. Ovviamente partendo noi però questi non sono malissimo, posso tagliare uno di questi, un Emperor che è lentino e anche questo è un po' lento. Facciamo un Ezika Chariot anche se... Ezika Chariot non sono sicurissimo, Scutsworn l'ha visti, ha messo la side. Credo di rimettere Ezika Chariot e uno di questi che bloccano bene, 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 bene. Ora abbiamo tutti gli accelerini, quindi dovrebbe andare un po' meglio.
Anche se Bloodshift Thirst comunque è una carta di Magic da tenere in considerazione. Cosa potremmo avere? Beh, allora non giochiamo Ao, che comunque non lo ho, ma sarebbe da giocare. Ao secondo me spinge un po' verso di noi il matchup perché fa veramente delle cose fighe e insomma, poi è problematico da gestire. Noi a 5 mana dovremmo arrivarci. Adesso abbiamo ligato a 5 e abbiamo perso per la sua ripartenza. Quindi non mi sento proprio sfavorito nel matchup. Allora, play first. La prima volta che inizio, faccio questa tappata, questa, Prosperous Innkeeper. Poi io questo, dai. Va bene. Ho visto mani molto molto peggiori, dato che possiamo anche partire con questo, cioè fare di secondo quello nel caso. Lui va a 6, ok. Facciamone un F1 per l'ultima. Non c'è Gul'dan che fa. Facciamo good game. Tapped. Vediamo cosa peschiamo, decidiamo che accelerino a fare di questi. Gradirei fare Murasa, perché comunque è un 2-3. E invece devo fare Innkeeper. Dopo lo facciamo Murasa comunque. Facciamo Innkeeper Murasa. Ci teniamo proprio la Doomscar per casi incredibili. Anche Wandering Emperor non mi dispiace. Vai. Cominciare a appoggiare un Emperor, insomma, non è male. Sì. E comunque dopo abbiamo altri accelerini per rifarci il mana. Priorità mia, zii. Vai, vai, puoi farmi Vanish Inverse qui sopra. Va bene, il suo l'ha fatto. È un bel removal The Wandering Emperor comunque. Poi farò di terzo, se rimane suo è forte. Non ci crede, Oppo. Dai, sì. Si sta lamentando di Wandering Emperor? Possibile, capibile tra l'altro. Perché quando ho visto che ha Flash, il Blue Planeswalker con Flash, comincio a preoccupare. Vabbè, 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 lo accettiamo. Faccio questa sopra Innkeeper perché questo non è rapido e con questo posso farci dei mana dopo. Mentre Prosperous Innkeeper nel suo dare mana è rapido, quindi lo accettiamo. Va bene. Credo di scartare Doomscare qui. Posso rimbalzarmi la questa. Fare terra, vado a due bianchi. Bianco verde. Va bene. Return. Questo. E facciamo Skyclave, faccio doppio pezzo. Scarto Doomscar. Yes. Scarto Doomscar perché non ho il mana. Prossimo turno possiamo fare Zika Chariot, che non è male. Vai. Scald, che verrà mangiato da Skyclave anche lui. Terra l'ha fatta, credo di sì. No, non l'ha ancora fatta. Va bene. Mi scazza un po' sta roba, eh. Beh, io devo fare questo per forza, però. Via. Attacco. Cominciamo a minaglie. Abbiamo poche carte in mano. Dobbiamo pescare tipo Wrenn o robe così. Cioè, una power spell. Non Storm the Festival adesso.
Allora, lui cosa faceva? Target player vedrà Ancient Knowledge Gathering Excite. Ok. È che comunque non è male Check for Traps qua, perché è un bello scarto, Seisika Chariot. Beh, però può fare questo e un'altra delle spell. Beh, no, perché se avessi due carte in mano questo sarebbe forte con questo. Però così anche meno. Poi ho bisogno di un top deck. Sì, risolvo. Vai, vai. Silver Quill, ok. Diciamo che Zika è grosso, eh. Cioè, vediamo se. Quando te la senti? Sta scegliendo una carta. Giustamente prima gli ho fatto vedere. Ha scelto carte che non giocavo. No, ha fatto Wandering Emperor, anche vero, ci sta. Capisco il suo dubbio nel chiamare figurine, soprattutto. Ah, fa culo. Davvero. Costa 2. Peschi una carta. Pesca. Recupero una vita. No, non io recupero 2 vite comunque. Questa vorrei tenerla. No, però se pesco veramente 7 la facciamo, dai. Siamo 3-3. Next, next. No attacks, vai. Ok, vabbè, quindi. Ci ha preso stavolta con la carta in mano. Mi sono scordato che non potevo. Cioè, non è non te la faccio fare. È un bel blocco, tra l'altro. Devo tenermi un token vivo, ricordarsi. Ricordarmelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi se peschiamo Storm the Festival è anche molto molto forte. Quante carte abbiamo nel mazzo? 47. Sono tantine 47. Lui ne ha molte meno perché ha fatto una showdown. Oh, che palle sta spell. Mamma mia. E vabbè. Prendo. Non blocco chiaramente. È inutile. La 17. Va bene. Ma abbiamo visto anche prima che. Bello, molto bello. Molto molto bello. Vai. Forza e coraggio. Mazzo. Mi devi dare delle spell forti. 6-6, cazzo, diventa 8-8 qualcosa. 8 trampo lifelink, indistruttibile. Sull'altro. Ok. C'ero in quella? Prendo. Cinque. Tanto è indistruttibile, non mi sembra un bel blocco. Allora, devo prendere questa per forza, perché l'altra ha ward, non devo posso targettare. Ward di Skrakar è un po' forte contro di noi. 13, ti mangio questa. Vai. Non posso attaccare. Come lui attacca, in realtà, beh, io ho dei blocchi perché ho il 2-3 qua che ormai è abbastanza inutile. Sì, non ho più scudo nel mazzo, quindi è abbastanza inutile, quindi va bene. Ho i gatti che in realtà vorrei tenere per fare Zika Chariot e avere dei token da copiare. Questa terra se attacca muore. Cioè, io posso anche permettermi di diciamo bloccare. Tanto lui quando ruba una creatura. Ancora. Finché non fa le 600 volte sta spell qua. Dov'è? Angel Fire Ignition. Va bene. Angel Fire Ignition. Boh. Non mi ispira a particolare sicurezza. Però un'altra volta Zika Chariot. Che tanto ho già in campo. Quindi ti giuro che non la rifaccio. Fa niente. Non la rifaccio più.
Pesca è una spell forte, Yasharn è abbastanza forte in realtà, ci sta. Vai. Beh, lui sacrifici non ne fa, però cominciamo ad avere un board impegnativo da gestire poi, eh. Cioè, se peschiamo. Fai dal retreat mi sa che l'ho tolto, cazzo. Forse è un errore quello. Vabbè, è morto. Va bene. Non è 5 verso. Ok. Ho 4 di questi anche, cioè far diventare tutto indistruttibile. Che non è male. Uno mio. Mettiamo la terra. Potevo tenerla per landfall, ma vabbè, facciamo fortelli questa e via, va. Vai. Mettiamola da parte, che quella vorrei evitare di tirarla perché oh, la madocina, showdown è forte. Vorrei giocare Naya solo per giocare showdown anch'io. No, non voglio fare Doomscar, ma proprio per niente. Dai, dammi una power spell, mazzo. No, Doomscar non mi piace, come sei data dopo, credo che la toglierò. Proprio cioè, non mi piace. Noi facciamo tanto board, Doomscar. Ma che bello il furetto, cambia posizione. È carinissimo. Il mio Totoro non cambia, va a prendere le torte. Allora, passi. Ma veramente? Ok. Ah, fighi, che due palle. Vai. Dai, ma ne abbiamo ancora di spell forti, eh. Se me ne fai pescare, magari. Questo fa un 4-4. Non uccide anche lui. Dopo posso parare e parare. Posso parare e parare. Mi vanno via i pezzi e gli faccio Doomscar. Allora sì. Sì. E poi riparto con lei, lui riparte con questa. Però secondo me la mia mina di più, perché sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Risolvo. Vai, fai anche l'altro, fidati. È un ottimo piano. Ma se ne hai un altro paio da fare, secondo me. Sì, qua farò sta roba. Pass. Si flippa anche sta cosa. Va bene. Passi. Sì. Blocca. Blocco. Blocco. Credo proprio di bloccare qua. L'importante è che questi due cosi qua mi muoiono. Qua non c'è trample. Vai tra. Paro. Sì, no, andrò di Doomscar abbastanza ignorante qua. Figurati. Uno, due, tre, quattro, cinque. Attacco. Me lo uccidi? Lo accetto. Ah, perché diventa green. Ok. Vai pure. Vabbè, adesso abbiamo 200 milioni di spell grossissimi, che sono dei top deck pazzeschi. Basta pescarli, no? Lui mi riparte con due carte in mano. Beh, fa quello. Sì.
Vai. 3, 4, 5, 6. Tante terre. Giochiamo tante terre. Ho due turni di clock, come sa meno. Se lui pesca decentemente e mette un clock grosso, siamo morti. Questo poi a mena. Menas è un problema. Idetsugu, va bene. Almeno possiamo imparare quello. Sì. Ok, di Tsugu, ma nel matchup credo che faccia schifo forti. Beh, però 2-3-3. Ah, minchia, ma dovevo animare. Non fa niente, tanto non posso bloccare. Niente. 2 di Tsugu. Mi ha spaccato in due. 5. Come la battiamo questa situazione? Con un altro Ezika Chariot. Che io paro paro, lui è trample comunque da questo. No, muoio. Abbiamo pescato un po' troppe cose brutte in fila. Secondo me non è un bruttissimo matchup. Delle Doomscar deludenti, molto deludenti. Quindi credo che andrò a toglierle. Non ho ben chiaro, almeno quantomeno una la vado a togliere. Cioè, quello spot non è stata male, è che noi siamo ripartiti, porca miseria, proprio male, male, male. Come possiamo andare a sostituirlo? Vediamo. Dex, GV Ramp. Beh, ma c'è Fateful Absence piuttosto. No. Tac. Absence, che credo. Così. Proviamo. Torniamo a giocare questo. GV Ramp è sempre strano, nel senso che hai delle partite dove vai come un cannone tipo G1 e poi si spegne da solo, cioè i ramp deck in generale. Dovrei trovare qualche spell che diano consistenza. Il problema è che dovresti giocare tipo Temur Ramp o Ban Tramp, che non so se si possa fare veramente adesso in questo meta. Cioè, si poteva fare col blu quando c'era Krasis. Adesso vediamo un po'. Play first. Niente accelerini, Mulligan. Accelerino. The Wandering Apple. Sì, credo di togliere Borrowed Time per andare grosso, cioè proprio per fare Prospero, sento Wonder di terzo, robe pese, keep. Vai. Forse metterei un accelerino in più, un Planeswalker in meno. Questa la teniamo in mano a sto punto, facciamo lui. Sì, abbiamo Wandering Emperor il prossimo turno. Sarà RG Leggende? Questo non è male per rampare. Vai. Vediamo. Beh, potevo attaccarci dentro, però chi se ne frega. Era un attacco, era un danno gratis questo. Va bene. Passi. Beh, faccio Breno allora. Autopay. Io faccio più, lo mando a 6. Poi faccio fail dal retreat. Una. Minchia. Che bomba proprio. Beh, se fa l'endrop va a 5 mana diretti. Non è proprio poco poco, però va bene. Lo accettiamo. Madonna. Che bello che non hai terre. Beh, adesso cominciamo a fare delle cose tipo un 2-2. Una Trifolk, onda 3. Non abbiamo Ezika Chariot in campo, però va bene. Ai 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 ai. Va bene, l'hai fatto, 6 mana.
doveva arrivare sto turno, eh. Non è che potevamo essere fortunati per tutta la partita. Già così abbiamo avuto un bello spottone grosso. Werewolf, Buckleader, va bene, abbiamo Wandering Emperor, comunque abbiamo Skyclave Apparition, insomma ne abbiamo un po'. Equip Creature, ah, ok, un 1-1 Double Strike, equipando fa un... vabbè. Finché non gli fa fare Vigilance, guarda, puoi fare un po' il cacchio che vuoi. Però posso fare questo, togliere il lupo. Metti una creatura in campo che non si sa mai. Vai, vada, vada. Peschi, peschi. Peschi lei. Facciamo reveal. Una ottima, due ottime terre. Skyclave Apparition. Dai, questa non mi sento male. Via lui. Ok, vai. Anche perché poi cominciano ad esserci tanti Skill Swarm dal prossimo turno. Allora, 1, 2, 3. Una Doomscar, va bene. Poi Borrow e Time, forse troppi removal, però qua aspetta, abbiamo già messo quelli là, abbiamo già messo tre di quelli, anzi credo di poter andare così. Poi togliamo uno Storm the Festival, sicuro. Uno Yasharn. No, Fade Retreat mi è piaciuto. Sto giro lo lascio Fade Retreat. Parto io, non mi ricordo mai quante terre giochiamo. 21 e 4. 25, non sono tantissime. Pensavo di più. Una skill swarm, dai. Non so quanti removal abbia, però al rosso può avere tipo un danno a tutte, che non è proprio fantastico. Couch Walrus, che mi... Oh, bella mano se avessimo un accelerino. Vabbè, questa porta bro, cioè doppio remove se peschiamo il colore corretto. Faccio Murasa di secondo, vai, vai. Faccio Murasa di secondo dopo aver fatto Boseju, ma che bello, ma che festa. Facciamo lui bianca, lei bianca, e vai. Va bene. Che fai? Ranger Class, Lodge Scobra, che prenderà un portable all fortissimo. Vai. Faccio Boseju, vai. No, beh, questo potevo tenerlo per Ranger Class, in realtà. Sì. Bello questo. Diventerà un ottimo sottobicchiere sotto sto coso. Porca miseria, questa tappata mi dà fastidio, però lo sai. Mio. Vai. O facciamo Murasa, Cave e poi ci teniamo le lande qua. Oh, questo era meglio andare a prendere, ma va bene, ma va bene, non c'è problema. Prosperous Innkeeper, facciamo terra. Questa. Non potevo fare comunque questo, spaccarmi il tesoro, vabbè. Vai. Allora, dobbiamo trovare non Doomscar, ma per tipo un altro Skyclave, ne giochiamo 4. Dobbiamo trovare Storm the Festival, Vren Six, Wandering Emperor, cioè ne abbiamo, non è che non abbiamo. Posso anche pensare di parlare di Ezika Chariot, no, non mi va particolarmente. I gattini, boh, non è che mi preoccupino. Ah, non posso parare, va bene. Cioè, posso parare, ma fa schifo. Lotus Cobra, non so se parare fa proprio schifo, schifo. Katana. Tolto. Vai pure. Posso credo di poter tradare il mio Skyclave prima di che... No, gli do un 3 indietro, non posso. Va bene, due mana. Ah, lui è Floretro, ok. Allora, equipa... For each of them? Orca.
scusa. Ragazzi, però abbiamo bisogno di pescare delle figurine noi, perché se no così se muore a vigilance, minchia. Questo è un 3-4, tra l'altro, quindi devo parare i due gatti, prendo 8. Questa si anima a 4, dimmi, ti prego. 5, mica, ho anche sbagliato, vabbè. 6-5. 6-4-10, 2-12. Siamo morti il turno dopo. A meno che non peschiamo Doomscar, fortissima al top deck. Non vuole... Vabbè, io qua avrei minato con tutto. Senza paura. Ah, questo aveva trampo, il grande Flavio. Leggiamo le figurine, guardiamo i simbolini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio uno scherzo. No, non bastano. Bravo, Flavio. Forse sarebbero bastati se, ma non credo. Fateful Absence. Li ho messi apposta per questi matchup e mi sono scordato di metterli. Via. Accelerini tutti. Vai, proviamo così e vediamo come va. Allora. Ma che palla. Parto io, posso andare... Va bene, dai, però poi diciamo, scurviamo da turno 3 in poi. Fico. Vai. Vai pure. Va che carino. Arrivato giusto in tempo. Io faccio Skyclave comunque. Ah no, beh, su quello magari. Facciamo te così, Yasharn. Submit one. Devo attaccare, erano due danni gratis. Dopo abbiamo Vroran 7. Ecco, su di te invece possiamo... Oh, bella questa. Credo che farò questo, guarda. Ma sì, io ti meno per 6, vediamo cosa capita. Noi dopo facciamo gli angeli? Noi dopo facciamo gli angeli, zii. Ah, beh, Toschi. Bello Toschi, mi piace. Potrei giocarlo Toschi, in effetti, eh. Pesca una carta, se chi se ne frega. Pesca la carta. Sì, pesca, pesca. Bello, bello questo, molto bello. Mi avanzano quanti mana? 1. Ah, però posso non fare gli angeli, va bene. A posto, ben vinto. Vrennen 7 fa concedere gli avversari. Questo è molto, 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 molto interessante. Andiamo a vedere un altro game, direi, col mazzo. Poi credo che possa bastare, direi 3 per provarlo e lo approfondirò magari. Beh, ok, possiamo aprire un pacchettino prima, che mi piace sempre spacchettare su Arena qua. Wow, una rara. Ci serve una rara per il mazzo? Blossom Power. Bella solo l'arte di questa carta. Ci serve per caso una rara per il mazzo? Forse la quarta Storm the Festival? No, non direi. No, secondo me stiamo felici. Cosa fa questa comune? Quando un Saburano e un Anguria attaccano... Tappano da soli. Beh, direi che no. Adesso andiamo a fare l'ultima partita. Un attimo di stacco dalla ladder. Guardando lo store. Dove sono le bombe qua? Daily Deals. Niente. Non c'è niente di interessante quest'oggi. E pam! Andiamo a fare l'ultimo game con questo mazzo. Che secondo me G1. Nah, non era da perdere. Secondo me era un bel 3-0 secco. Proprio facile facile.
Il nostro Oppo Prima è esploso, quindi siamo andati oltre, l'abbiamo lasciato lì salutandolo e proviamo a fare questo terzo e ultimo game col mazzo, che è abbastanza lungo, se devo ammettere, cioè se devo dire la mia, da giocare. Abbiamo un doppio accelerino, doppio troppa 4, quindi credo che si possa tenere contro un Brasil. Allora, facciamo te, credo. Il problema è che se poi faccio lui, no, facciamo in keeper, vai. Vai, vai. Possiamo fare tipo UV cose. Possiamo fare lei sul passo in realtà. Pago 3 passo. Attacco. UV control ramp. Ci basterà la potenza. Lui ha i Doomscar. Questo è un Doomscar abbastanza palese. Lasciamo lei. Autopay. Facciamo un token. Sta pupesco. Credo di volermi portare avanti un po' con gli Ashan. Una e due, vai. Più vai pure. Per avere comodo questo Skewstorm che faccia delle cose. Ma può avere marcia, non toglie il Planeswalker però. Non è Prismatic Ending, quindi quello è in Modern. In Legacy, insomma, in altri formati. Un più uno qua sopra. T'attack. Attack! Vabbè, può avere 4 danni, non ce li ha. Terra che sai che ce l'ho e passo. Vabbè, lo accetto. Pescheremo a fine turno. Vabbè, bel mazzo V-Control. Dovrei giocarlo. È proprio il mio stile di mazzo. Noia totale e poca passione per la vita del nostro avversario. Ho pescato la terra per fare il Vroatan. Pesco. Va bene, un'ottima terra. 4-5. Avrei un'altra vratta in della mano. Vai. Sembrerebbe di no, ma noi nel dubbio. Abbiamo beccato Boko, attacco. Attacco con tutto. Faccio Chariot. Se top deck un'altra creatura dopo glielo animo e la mia, e lo meno. Vai, sì. Ho un'altra Chariot, anche se fa vratta. Deluge, bella carta ragazzi, bella carta, anche in un bel UV control, però UV ha la vratta, ha le vratte e l'esilio che non sono affatto male. Qua immagino una vrattona gigante. Forca puzzola. Va bene. Io sono lethal in due modi diversi, vai. Immagino che tu non abbia risposte. Farewell, forte, forte. Ok.
cosa abbiamo per sopravvivere. Ok. Lo accetto, io un removal solo. Allora, contro control, come il Saidiaman, due e gli Spellbinder e Raidane, perché insomma sembrano sempre piacevoli, ma questo credo che sia inutile. Per togliere i Planeswalker tipo Teferi. Teferi che è in standard dal 2016 praticamente. No, allora, Ferri della Retreat mi piace, questi mi piacciono, Ezekiah Chariot ci sta, probabilmente Yasharna non mi piace, scendo zero carte. Storm the Festival è buono. Skycrave può scendere un paio di copie. Scutsworn anche una. Saidata super easy, super classica, super tranquilla, super super. Quindi va bene. Vediamo di portarci a casa sto G2. Ma sì, dai. Ho visto di peggio. Beh, no, di peggio non so, ma va bene. Facciamo overground. Passo. Tipo Murasa fa schifo. Raidane però è buona. Farewell che costa 8. Insomma, mega buono. Lasciamo lui. Vai. Per Dio, vai. Raidane dall'altra parte dice se sto facendo un danno, ok. Counter targets per ma non c'è niente di che. Sembra più buona la parte frontale. 2-3 Vigilance. No, pago. Autopay. Giuro. Appens, zii, Appens. Non si era accorto. Manco lui, manco io in realtà, se non mi diceva Arena che potevo pagare. Sì, non credo di voler tirare mai. Starei Dane in two-way Gangio. No? Ping ping, guadagno. Prossimo turno che posso fare? Magari. Oh no, 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 che ho qua. Vabbè. Ok, Fateful Absence. Beh, pescheremo. Sul passo. Revitalize. Bella. La lista di UV control secca classica. Mi piace un sacco. Secca sacco. Succo sac stash. Stasera. Pesco. Qatar Commando non è una brutta carta contro control perché ha flash. Non è male. Attacco ti manda 20. Madonna, veramente? Sembra aggressivo, eh? Sembri molto aggressivo. Non fare bratta se vuole. No, mi ammazza lui. Non me lo mazzi, veramente. Più. Che figata, proprio quello che volevo vedere. Tanto potevo farla prima, però fa niente. Due carte in mano per il nostro amico avversario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono proprio scemo. Ah no, vabbè, lui è più scemo. Va bene, perché ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ti tolgo Vren. E invece una. Che ficata.
A zero, così a vuoto. Vai. Non mangio niente, vai pure. Mamma. Che ci vogliamo fare? Animo meno, quello è il piano, no? Vai. 2 terre, il mio 8 è più grosso del tuo 7-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh no, oh cazzo. Questi sono grossi. Vabbè, a riccio, quindi non glielo togliamo. Ma faccio anch'io i miei, vai. Vigilance. No, destructible. Reach. Su. No? Non sono indistruttibili. Toh, becca questo, vai. Ah, minchia, ma così per dovren. Vabbè. No, perché lui para grande, zii. C'è una paura di morire. Mi piace così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi se riuscissimo a girare per sbaglio uno Storm the Festival, non mi sentirei così male male, dato che lui ha 2 carte in mano. Va bene. Una carta in mano. Sarà un counter? Probabile. Io intanto lo meno di brutto sto giro. Terra, che già sai. Su. Niente Storm the Festival. Allora, io devo lasciare dietro 4, 1, 2, 3, 4. Quindi questa può menare per... No, in realtà posso menare per 3. No, è meno per 1. Io animo lei. E faccio solo il gazer. Vai, vai. Che tanto non serve a nulla. Vai pure. Sunset Reverie. Non mi sembra niente di esagerato, no? Nesica Chariot è meglio. Questa sarebbe forte. Non credo passerà mai. Ma noi, presi dall'hype, la tiriamo. Immaginavo. Sai che ce l'ho, zii. Ok, vabbè. Perdo il mio Vrene. Molto male, questa cosa non doveva accadere in realtà. Ah, lo prendo così? Minchia, che figata. Pesco, tu hai 0 carte in mano. Stai scherzando? Pesco. 21 carte, cioè gli Storm the Festival non è che ne mancano tanti, eh. Ne ho 3, giuro. Infatti. Vabbè, dico, non ne mancheranno tanti. Attacchi? Che aggressivo che sei. Che grosso. Terra, ti meno col mio volante. Non faccio questa. Faccio questa anche. Allora, questa mena per 3. Questa mena per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, una via, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giusto? 7. Confirmed. Sembrano tanti di più 7, eh. 729, vai pure. Ah, minchia, poteva animare. Vabbè, ti dirò. Che insomma. Devo fare così. Vai. Niente di che. Passo. Tocca a me. Bella e Gangio. Bella merda. Allora. Animo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se vuole tradare, tradiamo. Senza problemi. E via temeno. Uno Storm the Festival comunque abbiamo visto. Beh, buono. Vuol dire che in 18 carte ce ne sono abbastanza, no? Ok, fatto il trade. Non è stato un buon trade, se posso permettermi. Good game anche a te. Oh, e ce l'abbiamo fatta. Partite molto lunghe, molto belle, devo dire. Molto, se vedessimo le 7 carte soprattutto. Io vi ringrazio per essere stati qui fino in fondo con me, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Domani e dopodomani video sul Modern, mi raccomando ricordatevi di lasciare un like, un commento se volete e basta, ciao.